Ed eccoci qui per una nuova avventura. Siamo a Susa. Oggi parte il viaggio che ci porterà in Scozia. Ci sono già alcuni arrivati, tra mezz'ora si parte. Qua abbiamo anche uno dei clienti più giovani di sempre. Pronto? Sì. Sì. Ma in qualsiasi caso, se voi vi sentite che volete fermarvi a fumare una sigaretta, volete un bel posto, volete fare una foto, fatelo, perché poi non ci torniamo di lì. Siete tenuti a farlo. Quando è finito il viaggio dovete essere contenti. Se non siete contenti avete sbagliato qualcosa. Dovete fare il vostro viaggio. Noi siamo per darvi supporto, qualsiasi cosa. Ci rassettiamo e andiamo. Ufficialmente pronti. Inseriamo qua anche la traccia. Andiamo. Facciamo subito una piccola deviazione, invece che fare il Fréjus, che tra l'altro è autostrada e costa carissima, facciamo il Moncenisio. Giornata lunga, per modo di dire, sono quasi le 4, mancano 23 km a Dijon. Vuoi farti mancare il temporale? Ovviamente no. Voleva farci mancare l'acqua a fine giornata? Va che culo. Arrivati a Dijon, all'Holiday Inn. L'hotel mi hanno già detto che è fichissimo. La cosa bella è che abbiamo il tram qua davanti per andare in città. Ci siamo quasi tutti, manca il furgone. Andiamo, ci vediamo o più tardi o domani. Giorno 2 cominciato, siamo appena partiti da Dijon, direzione Calais. Oggi tappa di trasferimento. Qualche mezzo! Arrivati nel nostro hotel, arrivati a Calais. Fichissimo, siamo tutti. Siamo arrivati a Calais, la situazione è questa. C'è un po' di vento, c'è un po' di pioggia, va e viene, ma il sentore è che questo sarà il leitmotiv di questo viaggio. Quindi accontentiamoci, speriamo di riuscire a fare durante le giornate buone qualche video col drone. Adesso andiamo a vedere la cattedrale. Ma vuoi dire che sarà tipo il municipio questo affare qua? Sì. Tu che sei tutto? Secondo me... cazzo ne so. Nel frattempo qua si fanno tutti quanti la foto in 3D. La città dei cuori anche. E infine, dopo una passeggiata di una mezz'oretta dal centro di Calais, siamo arrivati qua. Purtroppo siamo arrivati giusto 5 minuti in ritardo. Ha chiuso 5 minuti fa. Pazienza, siamo arrivati nella piazza della Tour. Adesso ci cerchiamo uno di questi locali. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa da bere e magari da mangiare. Niente, siccome fuori il tempo è così, finisce a birra. Che birra vuoi? A me piacciono le rosse, perché sono rare, lentiginose. Però dove andiamo? Forse se ne vedono di più. Non lo so, dove andate? Dove sei stato tutto il giorno? In giro a fare l'asino? È dietro di te sono stato. Allora, finito che abbiamo alla fine cenato molto presto, sono le 8:15, io sto rincasando. Adesso andiamo in hotel, ci rassettiamo. Domani ci aspetta un'ora e mezza, un'oretta e quarto di traghetto. E poi ovviamente sbarchiamo in Inghilterra, quindi dovremo riassettarci un po' la testa per guidare a sinistra. Andremo a vedere Stonehenge, ma prima io ho proposto di andare a vedere in un punto panoramico vicino al faro per vedere le scogliere di Dover. E quindi l'idea è, domani vediamo, è un work in progress. Seguiteci, ci vediamo domani.
Buongiorno ragazzi, giorno 3. Anche oggi, seppur una tappa di trasferimento, faremo un bel po' di cose. La prima, ci imbarchiamo qui a Calais e finalmente entriamo in Inghilterra. Ci dovremo un po' imparare a guidare a sinistra, preoccupa un po' tutti. Dopodiché andremo a vedere le scogliere di Dover, abbiamo trovato un punto strategico, e poi sulla via per andare nell'hotel di oggi ci fermeremo a visitare anche Stonehenge. Sono molto curioso, speriamo nel tempo per riuscire a fare qualche volo col drone. Andiamo a vedere se ci sono tutti, rapido briefing e poi partiamo. Pronti a partire. Arrivati al porto di Calais. Okay, dopo aver fatto il giro tondo 25 volte per riuscire a capire dove era la biglietteria, ci siamo. Arrivati al controllo con lo UK. In attesa. Però pare che il traghetto sia arrivato. Vediamo. Ok, pronti per imbarcarci. La ricerca delle scogliere di Dover. Dai, ci siamo tutti. Momenti di noia, compresi loro. Io ho una grande confidenza con i traghetti, li amo da morire. Salviamo le moto e siamo pronti per questa guida a sinistra che sinceramente mette in ansia un po' tutti. Agitation, beh, un'emozione comunque. Scendere in Inghilterra per la prima volta in moto, anche per me, figo. 80 yard, saranno tipo 160 metri, così. Ok, e mo che famo? Dove cazzo ci raggruppiamo, porca troia? È strano fare la rotonda al contrario. Ci divertiamo qua adesso. Madonna, che strano. Boh, è stranissimo, guidare a sinistra è stranissimo. Portiamo subito i ragazzi a fare un giro panoramico. E le nuvole qua già non buttano bene. Cioè, noi volevamo vedere il faro, ma il faro manca un chilometro e mezzo, bisogna andare a piedi tutti i vestiti, perciò siamo venuti qua a vedere la spiaggia e le scogliere di Dover. Dover sulla M20, mi sento un criminale perché sto guidando effettivamente, per come sono i nostri standard, in contromano. Andiamo in direzione Stonehenge, mi dà che ci metteremo 3 ore e 13 minuti. Niente, ci vediamo a sto punto direttamente là. Ma quante balle di fieno! Arrivati a Stonehenge! Adesso stanno per chiudere, la visita l'abbiamo finita, siamo un po' in ritardo perché le autostrade sono veramente incasinatissime, tanti lavori, code, quindi adesso aspettiamo che arrivino tutti e poi ci aspetta ancora un'oretta per arrivare a Swindon, dove dormiamo questa sera. Ciao! Che panorami, porca miseria, che bello, un paesino carino, guarda che bello. Che figata! Quanta roba! Ma questa campagna inglese è veramente favolosa! Favolosa! Ma che roba! Swindon, arrivati!
Arrivati a Swindon, l'hotel è carino. Devo dire che inaspettatamente la strada che collega Stonehenge qui a Swindon, cacchio, veramente bellissima. Vallate sconfinate, campi di grano immensi, tunnel di alberi che facevano diventare notte in un secondo. Bella, 48 miglia di pura libidine. Direi che ci riposiamo perché domani abbiamo una tappa di 600 e rotti chilometri. Buongiorno ragazzi, giorno 4 di trasferimento. Oggi la tappa ci aspettano 600 in base a un paio di deviazioni, perché vogliamo andare a vedere un castello molto bello che però è fuori traccia, e fare il passo Mannock, che pare essere molto bello ma anche quello un pelo fuori traccia. Quindi da, diciamo che da 590 chilometri probabilmente ne faremo 650. Dipenderà molto sicuramente dal tempo, che non è dei migliori. Quindi ci vediamo per strada. Trasferimento è già scarnebbia, un po' più vicino. Ufficialmente partiti con 12 minuti di ritardo. Dobbiamo ricordarci di settare la testa, che guidiamo a sinistra, perché solo ieri abbiamo guidato a sinistra, ma oggi già stavo partendo facendo delle cagate allucinanti. La Scozia ci ha dato il benvenuto. Siamo attrezzati. Però c'è da dire che siamo passati in mezzo a delle stradine dei campi che sono bellissime. Fantastico. Veramente figo. E la figata, il peccato è che piova, perché non c'è nessuno e sarebbe stato bello godersi il castello. Qua in Scozia, la Scozia ovviamente ci ha accolto nel migliore dei modi, come ci si aspettava. Walter, uno dei partecipanti, ci ha consigliato di fare il passo Mannock. Questa è la situazione, nonostante la pioggia mi sta piacendo un botto. Mamma che posto, che figata! Che posto! Ma che spettacolo! Puttana, che cazzo di posto! Porca vacca! The highest village in Scotland! One lock head. E beh, non so se lo vedete, ma persino l'asfalto è rosso. L'asfalto è rosso. È stato uno spettacolo, è stato uno spettacolo questo passo Mannock. Che casette, ma oh, che roba. Partito in direzione verso l'isola di Skye, un motociclista scozzese ci ha consigliato questa strada A84-82, che ci porterà a vedere diversi scenari molto belli. Ci siamo liberati del traffico. Che posti! Porca vacca, io vivo per questi momenti. Mamma che strada! È una libidine totale. Con l'ago alla sinistra. Che roba! Oddio, che posto per prendersi il caffè. Ormai è chiuso. Ma che posto sperduto per fare, per prendersi un caffè. Aperto dalle 10 alle 4. Ma come fanno a trovarlo, dico, la gente in mezzo qua al nulla? Un po'. Oddio, che posto. Ma che roba! Che spettacolo! Cosa sono queste robe qua? Stiamo ufficialmente entrando nel vivo della Scozia. Già oggi la strada è fantasmagorica. Nonostante sia un po' umida, le gomme mi permettono di andare a ritmi un po' più sostenuti, non male. Piccola pausa caffè, poi ripartiamo, andiamo verso la strada di Skyfall, dove hanno girato il film 007. Spero che non mi deluda. Sono i posti che volevo vedere. Vediamo. Mamma che panorama, guarda che roba, ma forse ve lo godrete meglio così. Guardate che posto!
realtà stiamo andando nel punto in cui c'è Skyfall, nel punto in cui è stato girato il film Skyfall. Guarda che panorama! Pausa foto alle tre sorelle e adesso ripartiamo. C'è un traffico della Madonna, però posti ragazzi spaziali. Mamma mia che posti. Allora, Environment Caster, ma che posto? Magic, buona roba. No, vabbè. Ah, beh. Che figata. Oh, magari ci ammazzano a mangiare, però era bello da vedere, no? Magari ci fanno anche qualcosa di economico, no? Posticino che abbiamo trovato per farci una pisciatina. Ma guarda che roba! Ma che roba, vediamo com'è dentro. Maremma bucaiola. Mannaggia! Ma che posto è? Allora, ci siamo fermati in questo posto antipovero, io e gli altri sono andati a mangiare, mentre invece io e Luciano ci limitiamo a prendere un caffè. Anzi, addirittura io mi voglio assaggiare uno scotch, che non è neanche proprio la cosa che a me piace di più. È incredibile questo posto. Qua mi hanno servito lo scotch con il ghiaccio. Io ovviamente non ho idea di come si beva questa roba qua, perché non è proprio il mio. Madonna, che profumo. Senti come si sente il legno. Porca vacca, ma ammazzano sta a farmi chiedere una 200 euro per un bicchiere. Mamma, che profumo. Madonna, che buono. Madonna. Beh, tanta roba. Arrivati al Calgary, qualcosa come questo. Arrivati, car park entrance. Guardate un po' che spettacolo. Tanta roba. Volevi farti mancare la pioggia giornaliera? Distilleria una è qua. E stiamo per passare sul ponte che collega la Scozia con l'isola di Skye. Porca vacca, sei in salita. Eccoci qua. Ok, siamo arrivati comunque. Do you have a motorbike park? It could very, you know, tiny behind the hotel. I'm thinking about. Don't worry. Okay.
Arrivati in hotel, la stanza è veramente un buco, però vista moto e ovviamente anche oggi la nostra dose di acqua non ce la facciamo mancare. Per fortuna ha cominciato a piovere praticamente... Ha cominciato a piovere gli ultimi 15 km e abbiamo tirato dritto, abbiamo fatto il ponte che è molto bello, l'avrete visto. Oggi è stata una giornata spaziale, spero che ve la sarete goduta tramite le immagini. Ci vediamo dopo. Minchia, sei alto! Caraca, mamma che bello! Guarda qua che bello!